Erano appassionati di basket, Lorenzo e Alberto, avevano giocato nelle giovanili della Pallacanestro Orzinuovi e proprio per questa loro passione comune a Soncino si sta pensando ad un ultimo saluto legato al loro amore per il basket. Erano tutti e due amanti del basket, era il loro sport preferito, si conoscevano anche per questo e stiamo proprio cercando almeno anche nell'ultimo giorno possibile di, come dire, di cercare di fargli un saluto anche in un contesto che era loro molto caro, che era uno spazio dove andavano a giocare a basket. Ci siamo sentiti con la famiglia, cerchiamo quest'ultimo giorno di ricordarli così. Ecco, stiamo organizzando anche per questa cosa, che erano molto conosciuti, molto apprezzati, dei bravi ragazzi, e sono cose che non dovrebbero mai succedere, sono queste. Il nostro parroco ha dato la disponibilità a poter celebrare all'aperto e stiamo cercando di organizzare un ultimo saluto proprio in questo spazio, in questo campo dove loro andavano a giocare. Da sabato, infatti, l'intera comunità è sconvolta da quanto accaduto nel pomeriggio lungo la strada che porta a Orzinuovi, quando la BMW su cui viaggiavano i ragazzi insieme a un'amica 21enne cremasca, che sta lottando all'ospedale civile di Brescia dove era arrivata con l'elisoccorso, si è schiantata contro gli alberi che costeggiano la strada. In questi momenti qui la vicinanza e la generosità dei nostri cittadini si fa sentire, quindi siamo davvero tutti sconvolti, tutti stiamo pensando a questa brutta disgrazia. Siamo tutti con le famiglie. Un periodo nero per le strade del territorio. Solamente alcuni giorni fa, giovedì in tarda serata, avevano infatti perso la vita in A21 un trentenne e una 33enne di origine rumena ma di casa a Cremona. Il giovane che era alla guida avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata sulla carreggiata e poi si è schiantata contro il guardrail. Salve ma gravi le due donne che viaggiavano con loro. In territorio piacentino, invece, a Vernasca, in località Ferrai, Esther Crovetti, classe 65, ha perso la vita sabato travolta da un'auto mentre si trovava lungo il ciglio stradale insieme alla sorella Maura, di 3 anni più giovane, rimasta a sua volta gravemente ferita.